Buonasera amici di Bianco e Nero, ben ritrovati alla nostra trasmissione di confronto. Questa sera ci occuperemo di un tema che ha fatto molto discutere in questi ultimi giorni, ossia la decisione della Corte dei Conti, della Procura regionale Lazio, della Corte dei Conti, citare come presunti responsabili di un danno erariale nei confronti del Comune di Civitavecchia di circa 3 milioni di euro ben 14 persone come corresponsabili tra loro appunto di questo presunto danno. Ora è la vicenda della realizzazione dei 3.200 loculi per il nuovo cimitero di cui si parla da anni. Adesso siamo arrivati a questo atto della Corte dei Conti. Ci saranno 60 giorni di tempo per i 14 citati, diciamo così, nel giudizio contabile e per rispondere e presentare le controdeduzioni. Nel frattempo in città ovviamente si è riaperto un dibattito che già dal 2005 aveva portato all'attenzione dell'opinione pubblica questa operazione, questo project financing della impresa Ruggeri, che appunto realizzò questi 3.200 loculi per il nuovo cimitero. Avevamo invitato questa sera a parlarne l'allora sindaco di Civitavecchia, oggi deputato, l'onorevole Pietro Tidei, insieme all'ex consigliere comunale, oggi esponente del PD, Aldo Gatti, che nel 2005 fu tra i primissimi, anzi forse il primo proprio a portare all'attenzione dell'opinione pubblica la vicenda di cui si sono occupate sia la magistratura contabile, come abbiamo visto, ma anche la magistratura ordinaria, con un'inchiesta che si è conclusa con il proscioglimento dell'allora dirigente dei lavori pubblici, l'ingegner Madonna. Insieme ad Aldo Gatti, oggi esponente del PD, che salutiamo, ben trovato. C'è l'assessore del Comune di Civitavecchia, Giancarlo Frascarelli, che tra le sue deleghe ha anche quella ai cimiteri e che abbiamo invitato per chiarire il punto di vista dell'amministrazione dopo che proprio nella risposta, nella conferenza stampa di risposta da parte dell'onorevole Tidei e di alcuni altri esponenti politici, amministratori pubblici diciamo coinvolti nella vicenda, da parte loro si era detto la colpa è dell'amministrazione Moscherini. Intanto salutiamo anche l'assessore Frascarelli. Purtroppo, come vedete, davanti a noi invece c'è una sedia vuota che è quella che avevamo riservato all'onorevole Tidei e poi anche all'ex assessore Giuseppe Cascianelli, che sembrava in un primo momento dovesse sostituire o comunque rappresentare anche le ragioni dell'allora amministrazione comunale. Poi invece, purtroppo, invece dei nostri ospiti abbiamo ricevuto una lettera di cui diamo lettura, una lettera indirizzata al sottoscritto in cui leggiamo: in riferimento alla sua richiesta di partecipazione, una lettera a firma dell'onorevole Tidei, in riferimento alla sua richiesta di partecipazione a un dibattito televisivo sulla vicenda dei loculi tra il sottoscritto e Aldo Gatti, quindi la cosa è indirizzata a Gatti in particolare, sono costretto a declinare l'invito. I motivi sono i seguenti. Intanto converrà anche lei che invitarmi a un confronto su questo tema con esponenti del mio stesso partito è del tutto inopportuno. In secondo luogo, Gatti non ha alcun titolo istituzionale a partecipare a questo tipo di dibattito, essendo estraneo alla vicenda. Infine, dopo le polemiche alimentate in maniera vertiginosa dalle sue testate, mi sembra che un invito simile costituisca una subdola manovra per mettere in difficoltà il Partito Democratico. Sulla vicenda dei loculi le sarei molto grato se volesse organizzare un dibattito tra il sottoscritto e il sindaco Moscherini, il quale per anni si è opposto a una soluzione positiva della questione, non ottemperando alle disposizioni del commissario Jurato e della stessa dirigenza del Comune di Civitavecchia. E pertanto il sindaco Moscherini, secondo l'onorevole Tidei, sarebbe responsabile di danno erariale. La prego infine di dare evidenza di questa mia risposta. Allora, l'evidenza l'abbiamo data, per quanto ci riguarda diciamo soltanto che respingiamo e rimandiamo al mittente ovviamente l'accusa di subdole manovre per mettere in difficoltà il Partito Democratico. Si tratta di un tema di rilevanza pubblica, un tema di cui si discute da anni perché ci sono in ballo milioni di euro dei cittadini di Civitavecchia e quindi riteniamo che la cittadinanza debba essere informata su come vengono spesi i soldi dei contribuenti, su come vengono spesi i soldi dei cittadini e sul fatto che ci siano appunto
degli atti da parte della Corte dei Conti, che lo stesso onorevole Tidei ha definito una porcata. Questa è stata la definizione di questa, diciamo, indagine, diciamo, di questa relazione della Corte dei Conti. Noi riteniamo che quando si tratta di organi dello Stato si debba comunque, se non altro, capire. E per capire noi ci siamo rivolti proprio ad Aldo Gatti, che diciamo che Tidei definisce senza alcun titolo a partecipare al dibattito, ma in democrazia i dibattiti peraltro li organizza l'emittente, quindi noi ci riteniamo liberi di invitare chi riteniamo opportuno invitare. Peraltro, dicevamo, proprio nel 2005 fu il qui presente Aldo Gatti, ma questo poi magari lo dirà e lo ricorderà lui, a segnalare all'opinione pubblica, a tornare a segnalare all'opinione pubblica che c'era questa operazione, questo project financing che presentava degli aspetti quantomeno poco chiari, quantomeno poco trasparenti e da approfondire. Se poi la Corte dei Conti è arrivata comunque a sostenere delle cose piuttosto nette nei confronti di questa operazione, che poi andremo a vedere, questo non è che diciamo debba essere ascritto al sottoscritto o a qualcun altro. Noi sicuramente non ci sentiamo di dire, di usare termini come porcate o altri termini, soprattutto quando si parla di organi dello Stato, e questo, il fatto che sia stato poi un parlamentare della Repubblica ad utilizzare questi termini, lascia anche piuttosto, diciamo così, desta, diciamo, delle perplessità. Quanto a Gatti, poi risponderà lui stesso a dire: lei viene definito senza alcun titolo di questa cosa, non ne dovrebbe proprio parlare pubblicamente, e sarebbe parte anche lei, Gatti, di una subdola manovra per mettere in difficoltà il Partito Democratico. Fermo restando che mi sembra, lei potrà confermare, che quando ci siamo sentiti per l'invito alla trasmissione non si è minimamente parlato né di appartenenza del partito. Poi la coincidenza vuole che lei dopo 10 anni oggi sia approdato nello stesso partito dell'onorevole Tidei, ma all'epoca dei fatti le cose stavano in modo sicuramente diverso. Prego. Intanto voglio ringraziare la stampa per l'invito, anche perché se io avessi partecipato sarei qui comunque come parte interessata. E invece purtroppo, siccome sono uno che legge gli atti e scruta gli atti, non per quello che sta scritto, ma per quello che viene dopo, e difatti l'abbiamo verificato quello che è successo dopo. Allora, nell'atto si poteva anche approvare. Io invito tutti i consiglieri che sono stati chiamati dalla magistratura su questo atto, non credo che abbiano problemi, perché se avete letto, qua c'è scritto che non avrà impegno di spesa e che comunque, non avendo impegno di spesa, significa che si farà un atto successivo che stabilisce i costi e le modalità dell'appalto. Quindi quale delibera stiamo parlando? Da Per chiarire. 184, che qui sono stati chiamati tutti i consiglieri che hanno approvato quest'atto Del 2000, se non del vado errato. 2000. Sì. Ecco, quindi ci stavo anch'io. Quindi, se non fossi stato così intelligente e furbo, ovviamente oggi sarei stato incriminato per una cosa che è stata fatta da altri e successivamente non dalla delibera in itinere. È vergognoso questo. Allora, premesso questo, intanto quindi ho tutti gli atti per poter. Io, lei ricorderà bene che questa questione io la posi anche negli anni successivi, perché nel momento in cui fu scelto il sindaco successivo a Tidei del centro-sinistra, se ben ricordate, fu Farsetti. Io, grazie a Tidei, Il candidato, certo, poi venne fui sconfitto. obbligato a candidarmi da solo, perché Tidei non voleva che io entrassi in quella maggioranza. E siccome quella maggioranza ottenne il 48-49%, col 4% mio avremmo vinto. E siccome non aveva interesse che io vincessi, perché sapeva benissimo che questa cosa oggi non sarebbe accaduta. Tant'è vero che quando sono stato chiamato al secondo turno, tanto per dirci tutte le cose, è ora di farla finita con questa vergogna, ma la vergogna penso che stia da altre parti. Feci l'accordo con l'allora sindaco al secondo turno, Desio. no, no, Farsetti, Ah, Farsetti, ci Desio. trovammo a fare Sì. l'accordo. Io posi tutti i problemi che oggi stanno venendo avanti. Allora, al primo punto c'era l'eliminazione totale della delibera 185, se non erro, 80,
No? Ah, quindi era già sul Al primo tavolo all'epoca, punto, diciamo. questa, se avessimo vinto al secondo turno, questa già veniva eliminata, perché questo era l'accordo, se no io non entravo nella maggioranza. Fitto che il giorno successivo, quando Quindi, però con Falsetti, Falsetti raggiungeste l'accordo, cioè. certo, e sottoscrivemmo questo accordo. Alla sottoscrizione di quell'accordo, che cosa è accaduto? È accaduto che Tidei, a domanda di Farsetti, che dobbiamo fare con questa lettera di intenti tra le parti, dice butta nel cestino. Avete capito come le vergogne vengono avanti? Quindi chiaramente, siccome sono una persona che tutela davvero gli interessi dei cittadini di questa città e non la vergogna di quello che si fa, il secondo quesito che era stato posto da me era l'eliminazione dell'appalto di quegli appalti che sono stati realizzati in 167 Via dell'Immacolata, quella grande operazione economica, che ha previsto che ci stanno i soci di quelle cooperative che stanno facendo causa per il risarcimento del danno nei Quella confronti è delle edilizia società. agevolata, diciamo. Si chiamava edilizia Diciamo. agevolata. Sai come ha funzionato? Ha funzionato che colui che entrava in cooperativa e faceva domanda, doveva accettare le modifiche senza che le avesse mai viste, per 50 milioni. In più, i prezzi che l'amministrazione comunale aveva dettato, e poi siamo usciti come questa dettatura era che non si paga nulla, quindi oggi non ci sarebbe stato il problema. Quella fu uguale, 1.600.000 al metro quadro, lire, perché anche Eravamo questa prima stavamo prima dell'euro. de... Quelle 1.600 arriva Cerasa successivamente, prima che scadesse il Consiglio Comunale, e porta ovviamente una delibera per 1.900 al metro cubo, 1.900.000. al metro quadro, 1.900 al metro quadro, parliamo sempre di lire. Fu bocciata dalla maggioranza e dall'opposizione, escluso 3-4 persone. Quella oggi è stata pagata 50 milioni in più del prezzo di mercato. E è stata pagata 1.600 e 1.600, 1.700, 1.600.000. milione, no, Ah, 1.700 euro, euro. perché parliamo di successivo. È sempre quel fantomatico, come si chiamava quello che è entrato, Guglielman, che ha preso come prezzo, non la Regione Lazio facendo una lettera, ma ha preso come prezzo la determinazione nazionale, la media nazionale e tutte le convenzioni d'Italia, e quindi gli stessi prezzi sono quelli che oggi abbiamo a Civitavecchia, Quindi ma poi in sono diversi da sostanza quelli che la Regione Lazio approva di oggi. agevolato alla fine c'è stato per tutto, Niente, insomma. niente. Quindi Questo sarà un è il altro tema secondo magari affare, da approfondire carta è il alla mano, secondo affare sostanzialmente. fatto da Quindi lei qualcuno. dice, questo era il secondo paletto e anche quello Questo è finì nel il secondo. cestino, È sostanzialmente. nato pure quello nel cestino. Quindi questa è la situazione. Ora io starò a difendere i cittadini fino alla morte. Difatti mi hanno chiamato questi cittadini. Dice, ma se è stata approvata a 1.600 lire, ma perché l'hanno portata a 1.600 più quell'altra cosa? Io ho detto, vabbè, fate causa perché ne avete diritto, no? Su Perché questo non avete? magari organizzeremo un altro Sì, confronto, un con i altro cittadini magari, dibattito. così ci Certo. divertiamo un po'. Bene, torniamo però alla questione dei loculi, anche perché per fare un po' di chiarezza, Che anche in questi giorni poi. cosa rimaneva? Rimaneva che Guglielman lui ha fatto la modifica insieme a quell'altro signore che si chiama Madonna, e insieme hanno articolato questa operazione. Non hanno però preso in esame il fatto che l'ufficio tecnico aveva stabilito che ci volevano 20 anni per vendere questi loculi, per iscritto. Quando gli è stata proposta da Guglielman, da Madonna all'ingegner De Paulis, ha fatto una lettera e ha detto, ma scusate, ma come si fa? Se abbiamo già 2.000 loculi in fabbrica e 3.200 che costruiamo, ma quanta gente dovrebbe morire? Ci voleva Hiroshima che ci risolveva questo problema. Quindi già sapevamo che non avremmo mai raggiunto questo risultato. Tanto è vero che se noi andiamo a vedere gli atti della persona che viene nominata, che dobbiamo tener conto, no? Allora, cominciamo a dire subito che l'appalto è terminato al 12 del 2005, e dal 2005 già si pretendeva i soldi, il Sì, il project financing, diciamo. progetto Perché allora finanziario. Chiamiamolo progetto facciamo un finanziario, ma non è un passo. progetto finanziario, perché Affidamento è stato diretto. fatto un appalto e è andato deserto,
E siccome c'era una lettera di questo tizio che è avvenuta prima del piano triennale delle opere pubbliche del bilancio, perché le opere pubbliche non prevedeva questo. Dante, questo è uno degli elementi che cita la Corte dei Conti. C'è, perché lascia il dubbio interpretativo, dice, ma perché tutta questa fretta? Non c'era nessuna fretta perché avevamo 2.000 loculi da realizzare e realizzati. E l'ultimo loculo di quella partita lì, chi l'aveva costruito? La stessa società. Siccome ma ha capito, sempre con la stessa formula o era il comune? No, abbiamo fatto l'appalto. Quindi fu il comune che disse io realizzo e poi vendo i loculi. E poi dopo se servino altri loculi con quelli soldi che sarebbero rientrati dalla vendita avremmo fatto degli altri. Quindi non c'era nessun problema. Inizialmente non c'era nessun problema di prescia, di fretta, di e tanto più un'amministrazione che va a casa. E quindi c'è da stabilire chi ritorna, no, devi preoccuparsi. Però uno dei del motivi dell'amministrazione, diciamo, addusse all'epoca l'amministrazione, dice: ma siccome il vecchio cimitero diventa non più utilizzabile perché diventa cimitero monumentale o qualcosa del genere, vi serviranno dei nuovi loculi anche sulla via Bracciani Seclari. Anche questa è una falsità. Quando si è capito che nel 2005 non si vendevano i loculi, perché ovviamente ce n'erano 2.000 già realizzati, quindi voglio ammettere persone dentro. Allora si decise, sempre con il solito personaggio iniziale, come si chiamava? Guglielmo, sì. Questo è il 2001 però. 2001, ma come commissario, lui diciamo, ha stabilito tante cose in quel periodo. Perché ecco, una delle cose che dice l'onorevole Tidei, dice: ma io poi non ho neanche firmato la convenzione perché quella è stata firmata dal commissario straordinario. E c'ha ragione, però su questo almeno c'ha ragione, sull'unica cosa che ha ragione. Però non capisco perché si preoccupa tanto. Io non mi sarei preoccupato, avrei detto: caro Moscherini, hai fatto bene a fare quello che hai fatto perché hai fermato, perché la richiesta che veniva fatta dall'impresa in quell'attimo che veniva posto questo problema, no? Chiedeva 7 milioni di euro. Tant'è vero che l'Oda Arbitrale ne ha portato a 2,8 più i 180 di interesse. Su questo poi ci arriviamo e vorrei sentire anche dall'assessore, infatti. Però per chiudere, nel 2005 esiste un'altra cosa, esiste. Intanto che esce una legge finanziaria. E la legge finanziaria obbligava i comuni che c'erano questi problemi a fare l'annullamento dei delibere. Una legge finanziaria. Perché non è stata fatta? In autotutela. Io perché in quell'occasione posi un grande problema all'amministrazione comunale di allora? Perché non è stato fatto? L'autotutela, sì. Significava annullare e ritrattare. Ma ritrattare significa fare cose serie, no? E buffonate che sono state fatte. Perché addirittura all'istante, dopo che sono state realizzate nel 2005... Quindi che c'è prova certa. In quel momento quanti loculi erano arrivati ad essere? Quindi 3.200 e 2.000. 5.000 loculi. Se a quel punto invece di dire cominciamo a vendere, hanno detto rivediamo un attimo i costi, aumentiamo i costi, vediamo l'Istat. Ma che stiamo a dire? Ma scherziamo o facciamo sul serio? Allora io sono subentrato al fatto che c'era una legge, la 136 del 2005, che stabiliva ai comuni di mettere... per risparmio delle situazioni ingarbugliate di questo tipo, l'autotutela. E c'era ovviamente la trattativa, no? Cioè, si mette a tavolino serenamente, seriamente si rinegozia. E quindi non saremmo arrivati allo sperpero del denaro pubblico. Sa quanto costa un loculo ai cittadini di Civitavecchia? 2005, 2100, 2005. A seconda, diciamo, delle secondo file... le altezze. Diciamo... Sa quanto costavano quelle con l'apparto? 800 euro. No, 800.000 lire. 400 euro. I 2.000, diciamo, sì. Quando vendeva il comune direttamente. Sì. Queste sono le grandi verità che bisogna che i cittadini lo sappiano. E un'altra cosa importantissima, che è stato chiuso il cimitero, non si dava la possibilità di mettere chi aveva diritto. Questo stavo dicendo. Non poteva farlo perché gliel'hanno chiuso. Perché è stato uno dei motivi per dire... Per dire è andato a comprare su perché sennò la situazione è quindi drammatica. Fu contemporanea la chiusura del cimitero storico, diciamo, del vecchio cimitero. Ecco. Adesso si può rivitalizzare. Chi c'ha una tomba a terra nel cimitero la può alzare, la può modificare, la può ristrutturare per ottenere il risultato che ritiene. In quel momento non si poteva più fare, diciamo. Ma chi l'ha stabilito pure questo? L'ha stabilito qualche mente cersa? Eppure lì allora sarebbe stato un errore, no? Perché devono far piacere all'impresa? Quali sono gli interessi di questa impresa? Chi c'ha interessi in questa impresa? Sarebbe interessante scoprirlo, no? No, no, parlare con questa lettera che manda. Dovrebbe qui stare insieme a me a giustificare perché è stato fatto questo errore, di chi è la colpa.
Certamente non è di Didei, però perché la difende tanto? Questo vorrei capire, perché caro Didei difendi tanto questa storia quando invece non c'entri niente, secondo me. Ecco, per chiudere il cappello iniziale e poi andare a vedere gli anni successivi e cominciare a capire anche il ruolo poi dell'amministrazione in carica, dell'amministrazione Moscherini, diciamo anche che quindi ci troviamo nel 2000 sostanzialmente, un primo lotto di loculi, di 2000 loculi, viene fatto realizzare dal comune direttamente con una normale gara d'appalto sostanzialmente, viene acceso un mutuo. Mi sembra che fossero 800 milioni circa di loculi più altri 400 milioni, Gatti mi corregga visto che la memoria storica, di opere di urbanizzazione del cimitero, quindi era circa 1,2 miliardi il mutuo acceso, con l'ottica di rientrare dei soldi del prestito sostanzialmente mano a mano che si vendevano i loculi da parte del comune. Era questo lo spirito iniziale, sì. Giusto? E poi si rimetteva un'altra volta al piano. In quella fase, quindi con 2000 loculi costruiti, arriva una proposta da parte dell'impresa, immagino, che dice 2000 più 3002. Facciamo altri loculi in modo che penso a tutto io, li costruisco, poi li vendo e quindi è una proposta migliore per il comune. Che cosa succede però? Che nella stipula di questa convenzione intanto c'è una durata di questi 5 anni che viene contestata anche dalla Corte dei Conti in relazione al gran numero di loculi. Quindi non è un project finanziario. E no, e poi tra l'altro c'è un affare finanziario. C'è una clausola, una traduzione questa, diciamo, non proprio letterale dall'inglese. C'è una clausola che la Corte dei Conti definisce come quella che farebbe venir meno proprio anche lo spirito del project financing, ossia quella che di fatto trasferisce il rischio d'impresa nuovamente sulle spalle del comune. È una parte di mandato. Perché alla fine, come sono deficiente, dica a te, fammo te, stabilisci pure i prezzi, così stiamo a posto. Perché non mi fa impegna sui prezzi, dille te perché io te faccio fa tutto. Bene. Questo è stato ordinato. Quindi fa anche i prezzi, non solo, ma appalto di mandato. Il comune mi conferma questo, che si impegnava alla scadenza della convenzione a riacquistare gli eventuali loculi invenduti. Questo fa parte della convenzione, sarebbe interessante chiedere a chi ha fatto sta fattura per comune di Civitavecchia, insomma, no? Chi è che ha voluto ammazzare il comune di Civitavecchia? E come faceva ad approvarlo se non era previsto nel piano triennale il finanziamento di questa ipotesi? E questi sono altri due elementi. Se non ci sono i soldi in bilancio, non si possono spendere i soldi del comune. Sono altri due elementi per cui, secondo la Corte dei Conti, di fatto si è appunto. Sono altri due elementi all'origine del presunto danno, in quanto si trasferiva tutto il rischio d'impresa, cosiddetto, dall'impresa al comune stesso che ricomprava. Era diventata parte di se stesso e quindi guadagnava se stesso. E così è andata. Quindi diciamo che alla scadenza l'impresa dice: allora sono rimasti invenduti 1000 loculi, il prezzo è quello non più delle 800.000 lire. Ma nemmeno quello che hanno previsto, perché sono molto meno. Se io vado a dividere... E 867 loculi stamattina, perché l'ho contati tutti, ma non è che sono 867 quelli da vendere, sono 867 più 1000 che sono state acquistate da Roma, da Napoli, da Torino, da Venezia, da Lumiere, da Torfa, e che sono lì a disposizione liberi, perché se è vero che c'era emergenza, ci stanno le regole sono che tu non puoi comprare un loculo fino a che non te necessita. E quindi non ci avremmo avuto mai questo problema. Se invece apriamo questo problema e diciamo comprate, dati e so, via, tanto dobbiamo arricchire la società, non è che dobbiamo stare a preoccuparsi se te costa troppo. Oggi un cadavere che metti ci vogliono 5, 6, 10 milioni, insomma, questa è la grande verità di oggi. Tra il trasporto, la sarma, la costa e via di sì. E questo penso che sia un problema che mi interessa, non che non mi interessa, perché sono cittadino di Civitavecchia e mi vergogno domani di dover pagare gli interessi. Avete capito dove stanno le cose? Ecco, e quindi arriviamo ad oggi con questa quantificazione del danno, dopo che appunto c'è stato un lodo arbitrale. Alla fine il comune dovrà restituire, mi sembra, circa 2.800.000 euro per i loculi, poi ci sono altri 180.000 euro, adesso vado a memoria, di interessi, insomma si arriva a circa 3 milioni di euro oltre a ulteriori eventuali interessi. L'ex sindaco, l'onorevole Didei, l'ex assessore Cascianelli e gli altri dicono: attenzione, perché qui l'amministrazione in carica, l'amministrazione Moscherini, ha una colpa grave, che sarebbe quella di non aver dato 7 milioni, ma chiesto il prolungamento della convenzione come
ipotizzava anche l'altro commissario che poi era arrivato, il terzo commissario, ossia la dottoressa Jurato, e non aver fatto, opposto, diciamo, resistito al lodo. E qui entra in campo l'assessore Frascarelli per quanto come voce dell'amministrazione in carica. Insomma, è colpa vostra alla fine questa. Innanzitutto io voglio dire questo. Sono contento di essere qui con non con una persona autorevole né atta a essere presenti a presentare ciò che avveniva negli anni passati, perché Aldo Gatti ha iniziato, credo, l'attività politica, noto rappresentante del ex Partito Socialista, no? Ai tempi del 1980 e 90. Io lo conoscevo ai tempi in cui facevo rappresentante di lista, quindi sono onorato di essere qui a fare un dibattito, anche se esponente di un partito diverso. Quello che dico è che comunque sia, qui mi sembra un po' che siamo arrivati al ridicolo eccessivo, perché l'arbitro della questione, se proprio ci dovesse essere, insomma, è sancito dagli atti che la Jurato contesta ciò che aveva fatto il sindaco di allora e pone due condizioni. Una, che praticamente andavano rivisti i prezzi. Due, che i locali dovevano essere tutti comunque venduti. Quindi prima la Jurato non è vero che ha detto sì, si va avanti con quel sistema. Poi c'è un altro fatto fondamentale, c'è qualcuno che contesta, non mi sembra che lo contesta un politico o chi che sia, ma l'autorità per la vigilanza sui contratti, che mi sembra un organo autorevole, che dice a chiare note che praticamente la... tra i sistemi di realizzazione dei lavori pubblici consentiti dall'ordinamento e pertanto è priva di fondamento giuridico. Cioè praticamente... Qui parliamo dell'autorità per la vigilanza sugli appalti pubblici, diciamo. Dice perché praticamente non può essere un project financing o un qualcosa che comunque va a vantaggio solamente della ditta appaltatrice, aggiudicatrice. Come ha ben detto, poi ha spiegato benissimo, l'esponente del PD Aldo Gatti. Allora io voglio dire, ma qui questo signor De Felici, che questo ragazzetto che faceva il presidente della circoscrizione, che comunque è il segretario del partito, il nuovo che avanza, io gli vorrei dire, ma caro De Felici, un sindaco cosa deve fare? Deve continuare a perpetrare un'azione contestata da organi giuridici. E poi, altra cosa fondamentale, ma se la Corte dei Conti, perché io non voglio dire condanna, ma ha chiesto dei chiarimenti entro 60 giorni, perché la questione è poco chiara. Ma di chi è la responsabilità? Di chi sancisce un principio, di un atto di indirizzo, di un progetto, di quello che sia, di un affare comunque? O chi se lo ritrova perché dopo anni si è trovato ad amministrare la città? Questo avrei voluto dire se c'era qui vicino a me l'onorevole Didei, che io conosco, è anche un caro amico, ma su questa vicenda mi dispiace, non si può menare per il naso la cittadinanza dicendo è colpa di Muscherini. Su questa questione devono essere presenti qui e spiegare del perché la Corte dei Conti dice certe cose, del perché l'autorità di vigilanza ne dice altre, del perché la Jurato pone delle condizioni. Se tutto era così semplice e lecito, premesso che io non condivido un affare di quel tipo laddove già si stanno costruendo 2000 loculi, sempre la stessa ditta ne deve fare 3200, dico se era registrato che le morti in quel periodo all'anno erano più o meno dalle 200 alle 400, andare a realizzare una prospettiva di 5200 loculi, credo che si potevano comunque sprecare le meningi, le risorse, le intelligenze e le facoltà per fare altro nella nostra città, perché Muscherini è massacrato, bersagliato, contestato su tutto quello che fa perché non ha rispetto né interesse per i Civitavecchiesi. E chi dice tutti i giorni, perché si vuole presentare, che ha interesse nei Civitavecchiesi, non si riesce a capire perché va a progettare una cosa di quel tipo quando aveva poi tra l'altro l'ambizione di andare a fare l'onorevole. Quindi io dico, nel 2000 poi lui lasciava perché se n'è andato. Allora se c'era tutto questo interesse, e non lo dico per essere incisivo o perché ce l'ho con l'onorevole Didei, che tutti sanno che ci lega comunque un'amicizia, però politicamente, stando dall'altra parte, contesto fortemente, laddove io ero una persona che non aveva voce in capitolo perché facevo il consigliere di circoscrizione, e dico che quanto ho ascoltato onorevole, per esperienza credo, un augurio al rappresentante politico Aldo Gatti, che ha fatto tanti anni attività dagli anni 80 agli anni 90 di questa città, amministratore di questa città, assessore e quant'altro, dico è vergognoso perché lo sento per bocca di un rappresentante del PD. E quindi dico, caro De Felici, già sulle primarie avete delle contestazioni.
Oggi sulla questione dei Locoli non c'è nessuno qui a rappresentare e quindi a dire ma guarda, forse il nostro rappresentante Aldo Gatti dice qualcosa di diverso, perché mi sembra che è palesemente a favore dell'azione che ha messo in piedi, incisiva, a difesa dei contribuenti, il sindaco Moscherini. Vorrei capire come si fa a rispondere la colpa di Moscherini perché non ha voluto dare seguito a una delibera della Jurato. Eccola qui la delibera della Jurato. Ce l'ho qua i pezzi di carta, venite a vederli qua in un confronto pubblico. Conosce. Pone delle non condizioni dove va a sancire un fatto particolare, va in un modo chiaro a dire è sbagliato perché i Locoli devono senza meno, quantomeno se si deve andare avanti, essere venduti tutti. Primo, il prezzo va ritrattato perché c'è una netta differenza tra i 2000 Loculi che stava realizzando la stessa ditta, il prezzo, e il prezzo dopo il progetto presentato. Non solo, qualche esponente, come ho detto, autorevole, ci dice che quello non ha motivo di essere considerato un project. Allora perché Civita Vecchiesi devono ancora leggere sui giornali? Perché quel project era la cosa più sana che poteva fare un'amministrazione, era l'investimento della città, sembra la panacea di quello che poteva essere l'auspicio di Civita Vecchiesi. 5.000 loculi, perché sicuramente si prevedeva che con la crisi, può darsi che con la crisi che avanzava aumentavano sicuramente per, non so, per fame, per disgrazie varie, i decessi nella nostra città. Allora ecco quello che dico, io sono un semplice assessore, sicuramente non degno di poter fare un confronto con l'onorevole Titei, con il quale io, lui invita sempre tutti a fare confronti, lo vorrei anche avere perché non c'è nulla di male, anzi lo considero un'esperienza. Però oggi qui non c'è nessuno, al di là del fatto che c'è il rappresentante del PD Aldo Gatti, ma che dà in pieno ragione alle azioni fatte dall'amministrazione Moscherini. Questo è quello che devono ascoltare i telespettatori oggi, perché questa amministrazione che viene bersagliata per la Marina, quando le cause degli intoppi alla Marina si sa chi l'ha causati, che viene bersagliata per il mercato, che è l'unica amministrazione che ha avuto il coraggio a metterci le mani, e si cerca di fare quanta più demagogia per cercare di rivincere le elezioni e dopo tanti anni ritornare in questa città, io ho anche altre lettere qui di quello che accadeva nel periodo in cui si questo amministrava nel 2000, e poi magari dopo ci sarà la possibilità, però, lo dirò. Ci fermiamo solo per qualche istante e poi finiamo di chiarire che cosa è successo dopo e quindi perché, come si è arrivati alla situazione attuale in cui comunque il comune dovrà pagare questi 3 milioni e poi ci saranno anche altri interessi forse da determinare di euro. Ci vediamo tra pochissimo.